Milano Pavia News, edizione Milano. Buonasera e ben ritrovati. Andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario. In via Galvani a Milano torna Proteggimi, la ciclabile umana, per chiedere di tutelare ciclisti e pedoni. Il flash mob è servito anche per promuovere la proposta della città a 30 km orari. Ad Abbiategrasso le minoranze in consiglio comunale hanno presentato un esposto in procura sul cantiere ATS2. Per le opposizioni i lavori sarebbero partiti senza i regolari permessi. Sono stati interrogati oggi Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, i due calciatori del Livorno accusati di violenza sessuale su una studentessa americana a Milano. Entrambi si dichiarano innocenti. L'Inter Almeanza e il Milan a Sesto San Giovanni è l'ultima proposta sulla vicenda dello stadio di San Siro, rilanciata da Letizia Moratti. Va però verificata la fattibilità tecnica ed economica del progetto. La Regione vuole creare una task force per la diagnosi e il trattamento precoce dell'endometriosi. Solo in Lombardia sono 160.000 le donne che soffrono di questa patologia. Questi dunque i titoli del nostro sommario. Partiamo con questa lunga manifestazione che si è tenuta questa mattina a Milano in via Galvani, una ciclabile umana, come l'hanno chiamata gli stessi attivisti, per rilanciare la necessità di tutelare l'incolumità di pedoni, appunto ciclisti, nel capoluogo. Si tratta della terza edizione di Proteggimi, che appunto è andata in scena in via Galvani. Una lunga ciclabile umana che per circa 2 ore e mezza ha protetto la bike lane di via Galvani. Decine e decine di persone con le proprie bici si sono infatti posizionate sulla lunga linea tratteggiata proprio per proteggere la pista dalle tante macchine che soprattutto la mattina ci parcheggiano sopra. Oggi stiamo manifestando per il diritto alla città delle persone, una città dove chi si muove a piedi o in bicicletta con i mezzi pubblici è rispettato in primis dagli automobilisti, perché l'automobile è il mezzo più pericoloso per le altre persone. Quindi stiamo chiedendo che una pista ciclabile, una corsia ciclabile non sia occupata dalle auto in fermata o in sosta, e lo facciamo con i nostri corpi. Le ciclabili essenzialmente non sono un posto dove posteggiare l'auto, neanche solo per un minuto, neanche solo per 5 minuti, neanche solo per lasciare i bambini dentro all'aula, non davanti a scuola, perché ormai li portano dentro all'aula, ma è un posto dove le persone devono pedalare per andare a lavorare. La terza edizione di Proteggimi, il flash mob per chiedere al comune di proteggere chi ogni giorno pedala in città, è così andata in scena martedì mattina, con l'obiettivo di continuare a sollevare l'attenzione sulla pericolosità di chi abusa della strada. Ci sono troppe auto parcheggiate nelle poche ciclabili che abbiamo in città e spesso gli automobilisti non si accorgono, non sanno quanto sia pericoloso per un ciclista schivare le auto in sosta sulle ciclabili. È molto pericoloso e insomma bisogna fare qualcosa. Almeno sulle ciclabili dobbiamo essere sicuri. Abbiamo bisogno di più sicurezza, perché non è possibile altrimenti muoversi sulle piste ciclabili, come ha visto poco fa, furgoni, auto posteggiate che ci costringono ad andare in strada mettendo a repentaglio la nostra sicurezza. Dalla prima edizione lanciata nel novembre del 2022 a Milano, diverse città sono scese in strada per realizzare ciclabili umane. Questa volta infatti, oltre che nel capoluogo lombardo, i ciclisti sono scesi in strada a Cagliari, Firenze, Napoli, Roma, Torino e Treviso. È sicuro adesso andare in bici a Milano? No, assolutamente no. Io sono stato già investito una volta e non è assolutamente sicuro, purtroppo. Le ciclabili sono state costruite per permettere ai ciclisti di oltrepassare, di transitare. In realtà sono utilizzate come parcheggi abusivi dalle auto, quindi cerchiamo in qualche modo di far capire, è una questione educativa e culturale, cerchiamo di far capire che sono state costruite per questo e che c'è bisogno chiaramente prima di tutto, cioè non solo di costruire delle ciclabili, ma anche di costituire anche una mentalità e una cultura diversa. E il flash mob è stato anche l'occasione di promuovere la proposta di trasformare Milano in una città a 30 all'ora entro il 2024, provvedimento approvato dal Consiglio Comunale il 9 gennaio scorso. A cosa serve una città a 30? Una città a 30 è una città per tutti, per tutte le età e le abilità, non solo per maschi muscolosi alla guida magari di veicoli giganteschi. Purtroppo non andiamo da nessuna parte. È già realtà a Parigi, Madrid, Bruxelles, Valencia, Barcellona, quindi non è più un'opinione, è un fatto. Il piano di trasformare Milano in città a 30 km orari va fatto bene, ovviamente, deve essere un piano serio e strutturato.
L'ipotesi di Milano zona 30 viene vista di buon occhio anche dall'associazione di Confindustria che si occupa di cicli e motocicli, perché ovviamente negli ultimi mesi c'è stato un aumento proprio del volume d'affari su questo settore. Allora vediamo il prossimo servizio a cura di Giovanni Migone ed Amicis. L'ipotesi di trasformare Milano in un'intera zona a 30 all'ora continua a tenere banco e non ci sono solo le pressioni delle associazioni dei ciclisti. Anche chi si occupa delle due ruote a motore infatti sembra intenzionato a salire a bordo di quest'idea. Ad esprimersi sul tema è stato Paolo Magri, presidente di ANCMA, l'associazione di Confindustria che si occupa di cicli, motocicli e accessori. Senza entrare in querelle politiche, io credo che se facessero circolare il traffico a 30 all'ora veramente sarebbe un miglioramento rispetto alla situazione attuale, perché in realtà la media è più bassa, quindi non vedo particolari problemi per il 30 all'ora. Parole che emergono a margine della presentazione dei risultati del mercato della mobilità elettrica su due ruote, un mercato giovane ma forte, anche e soprattutto a Milano. Milano in particolare e la regione Lombardia sono delle realtà geografiche a vocazione elettrica. Non a caso il capoluogo lombardo è secondo in classifica dopo Roma nella immatricolazione di veicoli elettrici nel 2022. La crescita del settore, che nel 2022 ha fatto registrare a livello nazionale un più 59% rispetto al 2021, non deve però arrestarsi e deve poter contare su infrastrutture adeguate. Sicuramente un tema preoccupante, perché la ricarica è fondamentale. Io credo che se non saremo bravi a fare le infrastrutture che servono per l'elettrico, l'elettrico avrà dei grossi problemi, ma visto che per esempio box a Milano ce ne sono pochi, la gente deve trovare il modo di caricare da qualche parte il veicolo, che sia una macchina, un quadriciclo, una moto o qualunque cosa. Ad oggi Milano, sul suo suolo pubblico, offre 166 colonnine attive per un totale di 332 punti di ricarica. Altre 188 sono già state approvate in conferenza dei servizi, mentre ulteriori 96 sono state richieste e saranno oggetto di approfondimento nei prossimi mesi. E continuiamo a parlare di mobilità, perché Milano è la capitale italiana delle multe, lo stabiliscono i dati del Ministero che insomma si riferiscono al 2021, sono più di 100 i milioni incassati proprio dal Comune di Milano. Noi abbiamo chiesto ai milanesi cosa ne pensassero di questo forse non invidiabile primato. Mi hai preso una multa a Milano? Sì, ne ho prese il primo anno 3 o 4. Sì, tante. Milano è la capitale d'Italia delle multe. Il comune, nel solo anno 2021, ha incassato ben 102,6 milioni di euro per sanzioni da violazione del codice della strada, di cui quasi 13 milioni solo grazie all'autovelox. I dati emergono dal portale del Ministero dell'Interno, dove sono stati pubblicati i rendiconti sui proventi delle violazioni del codice della strada, che per legge le amministrazioni locali sono obbligate a consegnare al governo entro il 31 maggio di ogni anno. Per quanto riguarda l'importo medio pro capite delle sanzioni complessive rapportato al numero di residenti, in testa alla classifica delle città troviamo Bologna con 96 euro ad abitante, seguita da Milano con 74,9 euro. Hai mai preso una multa a Milano? No, io no. Per fortuna? Per fortuna, sì. No, onestamente no. No, a Milano no. Mai? Mai. Una volta forse, qualche anno fa. Una volta, sotto casa. Che tipo di multa ha preso? Divieto di sosta. Anch'io divieto di sosta. Esempio di multa? Perché non ero attento, per esempio eccesso di velocità e altre multe. E tipo per i parcheggi? Parcheggi, sì, pure. Ci sono pochi parcheggi, la popolazione è tanta, c'è gente che comunque arriva da fuori Milano, ed è quasi impossibile trovare parcheggio, a meno che non lo trovi a pagamento. Ho attivato quest'area B, area C, quello che è, però secondo me chi viene a lavorare a Milano è un po' difficile, che se arrivi da Crema come fai a usare i mezzi? Quindi secondo me dovrebbe estendere le metropolitane un po' anche fuori Milano. Questo è il mio punto di vista, poi non lo so. Non saprei, allora io ho la patente ma non ho la macchina, quindi non ci guido in questo momento, anche perché Milano è servitissima con i mezzi. È vero di una cosa, che stanno facendo un sacco di multe, a volte ingiustificate secondo me, troppo. Penso che forse dovremmo guidare un pochino meglio e stare più attenti. La volta che l'ho presa io
non è mai capitato oltre, è stata per una mia sbadataggine, così, ma sono, di solito sono molto attento, anzi vivo con l'ansia di evitarle. Basta guardare, non ce n'è una irregolare, non ce n'è una regolare. O facciamo come fanno nelle grandi città europee, che chiudono completamente il centro, e chi vuole, poi la solita, basta pagare, sì, basta pagare, però se al posto di 5 euro devi pagarne 50, 70, 80 come a Londra, magari ci pensi un attimo e prendi un mezzo pubblico, perché a Milano i mezzi pubblici, che se ne dica, funzionano. Passiamo alla cronaca, ci spostiamo ad Abbiategrasso, dove le liste di opposizione in comune hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica contro il presunto cantiere ribattezzato ATS2, un cantiere che è partito, secondo le opposizioni, senza i regolari permessi. Dopo le assemblee e le denunce pubbliche si passa all'esposto presentato dalle liste di minoranza alla Procura della Repubblica per denunciare quanto accade nel presunto cantiere ATS2 ad Abbiategrasso, luogo dove le forze di opposizione denunciano si sta lavorando senza i regolari permessi, una vicenda che l'amministrazione a loro dire non ha chiarito a sufficienza in Consiglio Comunale, dove gli atti relativi al cantiere e i permessi con cui si sta scavando non sono stati presentati. Come opposizioni quindi ci siamo mossi presentando innanzitutto due atti, una richiesta di accesso agli atti appunto per vedere cosa stesse succedendo a livello amministrativo e poi un esposto per chiarire alcuni punti, perché non ci fosse la cartellonistica di cantiere e se appunto esistono o meno dei permessi edilizi, i titoli edilizi. Oltretutto la zona di Abbiategrasso rientra nel parco del Ticino, quindi ci vorrebbero anche dei permessi a livello paesaggistico ambientale. Fatta la richiesta di accesso agli atti abbiamo constatato che ci sono delle incongruità, mancano effettivamente questi tipi di permessi che noi abbiamo richiesto e su nostra sollecitazione anche in Consiglio Comunale purtroppo la risposta dell'amministrazione non è stata chiara e non ha risolto i nostri dubbi e quindi abbiamo dovuto procedere con un esposto alla Procura per fare chiarezza su questa vicenda, perché riteniamo che non sia possibile avere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Quante volte è capitato a voi, no, di dover ritinteggiare casa magari ed andare incontro a tutta una serie di diciamo problemi burocratici o anche sanzioni amministrative qualora non abbiate rispettato insomma le regole. Ecco, bisogna fare chiarezza appunto perché non debbano esistere dei cittadini di serie A e di serie B. Si è tenuto nelle scorse ore l'interrogatorio di garanzia di Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, i due calciatori del Livorno accusati di violenza sessuale su una studentessa universitaria americana avvenuto proprio a Milano nel marzo scorso. Entrambi si sono dichiarati innocenti. Si sono dichiarati innocenti Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, i due calciatori del Livorno accusati di violenza sessuale di gruppo su una studentessa americana a Milano. Lo afferma l'avvocato dei ragazzi Leonardo Cammarata uscendo dall'ufficio del GIP del Tribunale di Milano, dove nella mattinata di martedì 24 gennaio si sono tenuti gli interrogatori di garanzia per i due 23enni sottoposti agli arresti domiciliari da venerdì scorso. È stata una liberazione aver potuto dare per la prima volta la propria versione dei fatti. Lo ha spiegato Federico Apolloni, uno dei due calciatori del Livorno arrestati, al legale Leonardo Cammarata. Lo ha riferito l'avvocato chiarendo che, anche per Mattia Lucarelli, l'interrogatorio davanti al GIP in cui i due si sono difesi dalle accuse è stato liberatorio in questo senso. Il primo ad essere interrogato dal GIP è stato Lucarelli Junior. Il giovane si è presentato al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano accompagnato dal padre. Dopo un paio d'ore è toccato all'amico, arrivato pure lui con il padre e il fratello. I ragazzi hanno dato la loro versione, ha spiegato Cammarata, e il PM ha assicurato che farà accertamenti su alcuni elementi da loro indicati, tra cui un video girato con il telefono di cui si parla da giorni, che li scagionerebbe, ma che è stato cancellato da uno di loro per evitare guai con la fidanzata. Tra le altre cose, riferito il difensore, verranno ritrascritte le frasi registrate e trovate nei loro cellulari, in quanto a suo dire ci sono passaggi non chiari. I due ragazzi, ha aggiunto Cammarata, sono pentiti per le loro frasi volgari, ma hanno detto che quella sera il clima era goliardico e che la ragazza era sempre d'accordo. Con lei scherzavamo e per il fatto che non parlava italiano ci siamo lasciati andare, hanno spiegato. Comunque, ha proseguito il legale, hanno coscienza della gravità della vicenda che stanno affrontando con serietà, ma affermano che non c'è stata alcuna violenza di gruppo. La difesa ha chiesto al giudice Cipolla la revoca della misura cautelare per Lucarelli Junior e Apolloni. La decisione è in attesa nelle prossime ore e se sarà un rigetto si ricorrerà al riesame. Secondo l'inchiesta coordinata dal PM
Alessia Menegazzo e dell'aggiunto Letizia Mannella, il presunto stupro di gruppo risale alla notte tra il 26 e il 27 marzo dell'anno scorso, dopo che la studentessa americana, che era ubriaca, sarebbe stata avvicinata dai due e da altri tre loro amici fuori dal locale Il Gattopardo. Da lì, in base alla ricostruzione, è stata portata nell'appartamento di lusso di Mattia Lucarelli e dove sarebbe stata violentata e umiliata. Come testimonianza, l'unico audio video rintracciato nei cellulari dei ragazzi dagli investigatori della squadra mobile, e la giovane avrebbe subito abusi mentre era in stato di inferiorità psichica perché quella sera aveva bevuto alcuni drink. Invece la Cassazione ha annullato la condanna al sacerdote Don Mauro Galli della parrocchia di Rozzano, accusato di violenza sessuale nei confronti però di un ragazzo di 15 anni. In primo e secondo grado il sacerdote era stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere. La Cassazione annulla la condanna del sacerdote della parrocchia di Rozzano, Don Mauro Galli, già condannato in primo e secondo grado a 5 anni e mezzo per violenza sessuale nei confronti di un ragazzo di 15 anni. Il caso risale al dicembre del 2011. Il prete, padre spirituale educatore del giovane, era stato condannato in primo e secondo grado a 5 anni e mezzo. Ma la Cassazione riapre ora il caso. Ci sarebbero perplessità sul tardivo disvelamento degli abusi raccontati solo dopo 3 anni dal giovane. Questo impone una rilettura del percorso, affidandolo a un nuovo processo. La storia era stata raccontata dal quindicenne e parzialmente confermata anche dal sacerdote, che aveva ospitato a casa sua il giovane in accordo con i genitori. I due avevano condiviso anche lo stesso letto e proprio nella notte trascorsa insieme il ragazzo ha raccontato di aver subito abusi sessuali. Il Don aveva poi ammesso di aver dormito con il ragazzo, ma ha respinto le accuse di abusi. Il vicario di Rozzano lo aveva trasferito così a Legnano e poi l'arcivescovo Delpini, intervenendo, lo aveva assegnato a incarichi lontani dai minori per poi sospenderlo dopo il successivo racconto ancora più dettagliato del quindicenne. Il silenzio del ragazzo per 3 anni era stato giudicato durante le prime 2 sentenze come un blocco psicologico, ma la Cassazione non ha ritenuto lo stesso, sottolineando invece la personalità narcisistica del giovane ed isolamento personale con ricoveri ospedalieri e simulate possessioni demoniache, oltre che turbamenti che avevano indotto i genitori già prima dei fatti ad affidarsi a uno specialista. Il ragazzo, dall'altra parte, in questi anni con la famiglia ha sempre lottato per raccontare la sua verità. Parliamo d'altro, c'è una nuova ipotesi sul discorso a Milano che riguarda lo stadio di San Siro, l'ha rilanciata l'ex sindaca, ex assessore regionale Letizia Moratti. Questa ipotesi prevede il mantenimento del Meazza per le partite dell'Inter, mentre invece il Milan si sposterebbe a Sesto San Giovanni. La saga dello stadio di San Siro non smette, e difficilmente lo farà, di generare nuove polemiche, nuove idee e nuove proposte. L'ultima in ordine di tempo l'ha lanciata l'ex sindaca di Milano Letizia Moratti, che ha spiegato di essere a conoscenza di una proposta che vedrebbe la separazione dei cugini rossoneri da quelli neroazzurri. L'Inter resterebbe al Meazza, mentre il Milan traslocherebbe a Sesto San Giovanni. L'idea era emersa ancora agli albori del progetto del nuovo stadio, per poi finire in soffitta ad accumulare muffa e ragnatele. Ora però, secondo l'ex vicepresidente regionale, potrebbe riprendere quota. Certo, andrà verificata la fattibilità tecnica ed economica, ma nel frattempo c'è una nuova suggestione che comincia a prendere forma. Scendendo però dai piani astratti dell'immaginazione, la vicenda si scontra contro una durissima realtà. Lo stallo sul vincolo promesso dal sottosegretario Vittorio Sgarbi sul Meazza continua a mantenere tutti gli attori in equilibrio precario: i club, il comune e anche i comitati che protestano contro la demolizione dello stadio. A dare una risposta alle tante domande che ronzano nell'aria dovrà essere allora la nuova sovrintendente all'archeologia, belle arti e paesaggio di Milano. L'ufficialità ancora non c'è, ma tra gli aspiranti successori di Antonella Ranaldi, partita qualche mese fa per Firenze, sarebbe stata scelta Emanuela Carpani, oggi di ruolo a Venezia. Sarà lei, nel caso, a dover decidere se riaprire il dossier San Siro ed impedire l'abbattimento del Meazza. Con lei parlerà, una volta nominata, anche il sindaco Beppe Sala. È chiaro che proprio per questo e per rispetto della persona, se è la Carpani come si sente dire,
mi rivolgerò a lei quando sarà ufficialmente in carica. Oggi non mi risulta che lo sia. E a Milano non si discute solo del progetto di San Siro, ma anche del modo in cui la pandemia ha cambiato gli spazi del lavoro, gli uffici. Sono sempre più le società che cercano modi per insomma, riqualificare o rimodulare, appunto, scusate il bisticcio di parole, i propri uffici, perché con lo smart working sono cambiate anche le abitudini di chi va a lavoro a Milano. Allora vediamo quali sono le proposte, gli scenari futuri per la città nel prossimo servizio a cura di Benedetta Maffioli. Spazi più flessibili e polifunzionali, aree più gradevoli e vivibili, postazioni individuali insonorizzate e sale dove lavorare senza distrazioni. La pandemia da Covid-19 non solo ha cambiato il modo di vivere delle persone, ma anche il loro modo di lavorare. Basti pensare allo smart working. È così che gli uffici sono sempre più oggetto di una trasformazione che comporta una loro riduzione o rimodulazione per un impatto più sostenibile dell'impresa nell'ambiente. Il lavoro, diciamo, già da prima della pandemia si è evoluto molto, è diventato sempre più liquido, sono cambiati i tempi, i modi, gli spazi, la tecnologia, e quindi le aziende stanno cercando sempre di più di trovare nuovi talenti, fare in modo che restino in aziende, siano il più possibile produttivi, e quindi in questo senso trovare il giusto compromesso tra flessibilità, spazi di lavoro attrattivi e senso in quello che le persone fanno, credo che sia la chiave per il successo delle aziende. Secondo gli ultimi dati forniti da Sodexo, infatti, un'azienda su tre in Italia sta chiedendo servizi per trasformare gli ambienti lavorativi e renderli più flessibili e modulari, così da garantire un miglioramento della qualità della vita lavorativa. Devo dire che in questo momento tutte le grandi aziende vivono in una situazione di incertezza, perché da una parte sono perfettamente consapevoli del fatto che le persone lavorano bene in spazi adatti a ospitare l'attività in maniera adeguata, nello stesso tempo come debbano essere questi spazi non è ancora certo, i vecchi modelli non funzionano più. E quindi siamo sicuri che lo spazio ci aiuta a lavorare meglio, ma prevedo un periodo ancora di notevole sperimentazione per capire quali saranno le risposte che possiamo dare. Ed è proprio in questo scenario che la multinazionale francese ha deciso di annunciare Vital Space, la nuova proposta di valore per le aziende che vogliono intraprendere questo percorso di sperimentazione e innovazione. L'elemento che è balzato all'attenzione di molti dopo la pandemia del Covid, quando le persone rientrando al lavoro hanno percepito la differenza tra il rimanere a casa e ritornare in comunità al lavoro. Quindi noi da tempo stiamo lavorando su questi aspetti, mutuando anche esperienze che Sodexo ha fatto e ha avuto nel resto d'Europa, e quindi ci proponiamo come azienda che è in grado di cogliere e di proporre soluzioni perché questo rientro al lavoro sia sempre più corrispondente ai bisogni delle persone. Torniamo nell'Interland, nello specifico a Buccinasco, dove nelle scorse ore si è tenuto il Consiglio Comunale, dove si è discusso del progetto di un comando di polizia congiunta, di polizia locale congiunto tra appunto Buccinasco e Corsico, un progetto che non piace proprio a tutti per diversi motivi, e ora si fa più, insomma, possibile l'ipotesi anche di uno sciopero degli stessi vigili. Una decina di agenti del SULPL, il sindacato di polizia locale, hanno presidiato la sala del Consiglio Comunale di Buccinasco in attesa di ricevere risposte da parte della giunta Pruiti sulla decisione di creare un comando congiunto con Corsico, e ora più che nelle scorse settimane rimane aperta la strada dello sciopero. Si partiva da un'interrogazione presentata dal gruppo consigliare della Lega, con la quale era stato chiesto se al momento esistesse una copia della convenzione che dovrebbe regolare i rapporti tra le due realtà e a che punto fosse il dialogo tra le amministrazioni. Il documento chiedeva anche di far luce su fasi e tempi previsti che porteranno alla gestione in forma associata dei due comandi. Secondo i rappresentanti del SULPL, il comando unificato porterebbe una diminuzione dei servizi sul territorio di Buccinasco, questo a vantaggio di Corsico, che era e rimane una realtà problematica, denunciano. Gli operatori
poi sarebbero costretti a lavorare in un territorio più vasto e senza alcun ritorno economico. Al momento gli agenti sotto il comando di Buccinasco percepiscono 2 euro al giorno per il servizio all'esterno dei confini del comune, quelli di Corsico ne ricavano invece 5. Ci sono altre indennità che non coincidono e Buccinasco dovrebbe raddoppiare i fondi in dotazione se dovesse equipararle, ma ci sono dei limiti imposti anche dalle leggi vigenti. Il pareggio delle condizioni economiche dovrebbe essere, secondo il sindacato, il primo passo per un'operazione di questo tipo. Regione Lombardia creerà una task force per la cura, la diagnosi precoce dell'endometriosi, una patologia che colpisce circa 160.000 donne solo nella nostra regione e per cui appunto Regione Lombardia sta cercando di mettere in campo risorse per arrivare a consentire a queste donne di vivere una vita migliore. Sono 160.000 le donne che soffrono di endometriosi nella sola Lombardia, la malattia cronica ginecologica troppo spesso ancora invisibile. La Lombardia su questo fa dei passi avanti, nuovi centri per l'informazione, l'educazione, la diagnosi precoce, l'inquadramento e il trattamento della malattia. E quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al welfare. Si tratta di un provvedimento che nasce grazie all'istituzione di una specifica commissione regionale denominata Salute della Donna, alla quale si occupano professionisti sanitari e associazioni dei pazienti. Il provvedimento fornisce chiare indicazioni per lo sviluppo di un modello di assistenza attraverso un team coordinato e multidisciplinare. L'obiettivo è ottimizzare la qualità delle prestazioni e della vita delle donne, oltre che attuare percorsi di presa in carico in coerenza con le linee guida internazionali. Si tratta di una malattia particolarmente impattante a livello sociale e sulla qualità della vita. In particolare influisce sulla natalità, in quanto causa subfertilità o infertilità nel 40-50% dei casi. Inoltre la Direzione Generale al Welfare individuerà l'elenco definitivo dei centri lombardi per l'endometriosi, diversificati per livelli di complessività, così da rendere il servizio facilmente fruibile ai pazienti che richiedono assistenza. Era l'ultimo servizio, tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io adesso vi lascio al meteo, poi c'è qualche minuto di pubblicità e noi torniamo con l'edizione Pavia tra poco.